Eccoci, buonasera e ben ritrovati a questo ultimo appuntamento stagionale con Sport Time. Da lunedì andremo, se così possiamo dire, in vacanza, lasceremo spazio da lunedì prossimo alla politica con le elezioni amministrative di cui parleremo sicuramente a lungo e con Sport Time. Poi ci ritroveremo come di consueto a settembre. Non c'è nemmeno questa sera Antonio Bandino, che non ci ha voluto degnare della sua presenza nemmeno per l'ultimo saluto ai nostri telespettatori. Al mio fianco invece, come al solito c'è il nostro Dario Curcio. Ciao Dario. Ciao Giovanni, un saluto anche da parte mia ad Antonio che oggi non c'è, Anche però questa volta non salutiamo. se ne meriterebbe affatto, ma glieli facciamo comunque. Ciao Antonio, al nostro fianco qui in studio questa sera ci sono due ospiti molto importanti ed è con grande piacere che vado a presentarli. Si tratta del presidente del Civitavecchia Rugby Centuncelle, Domenico Anastasi. Buonasera presidente. Buonasera e grazie per l'invito. E il capitano del CRC, ormai una vecchia conoscenza, l'abbiamo visto anche pochi mesi fa, poche settimane fa, proprio a Bar Sport, con cui abbiamo scherzato e parlato a lungo, il capitano del CRC, Vados Onofri. Ciao Vados, ben Buonasera ragazzi. ritrovato, diciamo. Grazie, grazie. Allora, perché questi due ospiti così importanti e così graditi? Perché finalmente il CRC ha raggiunto quello che aspettavamo, insomma, all'inizio stagione. Possiamo dirlo, insomma, Presidente, ci siamo Assolutamente quasi annoiati in questo campionato a vedere sempre stravincere il CRC quasi senza faticare. Adesso arriva il bello del campionato, questa fase nazionale che si comincia, insomma, contro il Macerata. Innanzitutto, vi ha soddisfatto questo sorteggio? Poteva andare peggio, poteva andare meglio? ma guarda, il sorteggio francamente va accettato, per noi va bene, perché comunque a questo punto i calcoli, non c'è più tempo per fare calcoli, a questo punto si va in campo. Avevamo 7 squadre, 8 col Civitavecchia, va bene così, perché non possiamo in questo momento fare calcoli più forte o meno forte. Noi dobbiamo andare in campo, giocare il nostro rugby e andare avanti. Macerata è la squadra che dal sorteggio è venuta fuori. Io ero presente in federazione, è stata fatta anche una diretta streaming. Va bene perché noi abbiamo voglia di scendere in campo e di dimostrare quello che Il vero effettivamente vale la valore. nostra squadra. Allora, Presidente, facciamo subito un po' di chiarezza, perché insomma, noi venerdì, se non erro, quando era uscita la notizia del sorteggio, avevamo parlato di quelle che saranno le date e di quelli che potrebbero essere i possibili accoppiamenti nella fase successiva. Allora, si comincia il 25 maggio con Sì, ritorno il 1 giugno, ed è Macerata, e perfetto. questo È l'avevamo Macerata, detto. andata e ritorno, sconto diretto, differenza punti su parità, una vittoria interna, una vittoria esterna. Dopodiché, le quattro vincenti del nostro raggruppamento delle 8 squadre, si scontreranno in base ai risultati ottenuti, che significa che i punti che si ottengono in questa classifica su 2 incontri verranno poi utilizzati per gli scontri diretti. Chi totalizza più punti arriva prima nel girone, gioca contro la quarta arrivata del girone, con la possibilità di giocare il primo incontro in casa della peggior classificata. Per cui anche questa non è una cosa da sottovalutare, perché arrivare Certo. primi giochi con la quarta, arrivare secondi giochi con la terza. Diciamo che è una formula anche un po' più giusta dal punto Esatto, è di vista. giusto, perché sennò era un sorteggio puro e lì Infatti. veramente significava avere solamente fortuna, perché è normale che ci sono squadre che hanno meno spessore, per cui un sorteggio così secco sarebbe stato un pochino una beffa. Noi preferiamo andare sul campo, insomma. Ados, come giudichi questo sorteggio? Parlavamo anche poco fa a microfoni spenti, hai temuto un po' il peggio, nel senso dal punto di vista logistico trasferte Sì, decisamente più impegnative. dal punto di vista sportivo diciamo che mi ha soddisfatto, perché il percorso che ha fatto il Macerata è un bel percorso nel proprio girone, mi sembra che ha fatto solo 3 partite perse o due, quindi insomma bella squadra avanti. Dal punto di vista chilometrico ho Poteva avuto il andare peggio. brivido, sì. Ci raccontavi poco fa di La trasferta, trasferte sì. quasi epiche, Sì, Palermo, Reggio Odissee, Calabria. sì. Dario, a te la parola, sei stato Sì. insomma quello che ha seguito più di tutti il CRC in questa stagione. Che cosa ti senti di chiedere al presidente Sì, Ados? intanto che cosa conosciamo del Macerata? Sappiamo che hanno vinto 14 partite e ne hanno perse, se non sbaglio, solo due, nel proprio girone, che però è un girone unico. Quante possibilità ha il CRC di passare? Ma guarda, allora, le possibilità sono 50 e 50, perché comunque secondo me in questo incontro andata e ritorno, una finale secca, sono tante le componenti che dobbiamo considerare. Per cui sì, lo spessore tecnico è importante, perché poi nel rugby se sei più forte vinci, la fortuna conta fino a un certo punto. Però sai,
la giornata del giocatore, la giornata del calciatore, insomma. Però ecco, io sono tranquillo, ripeto, 50 e 50 perché non dobbiamo sottovalutare nessuno. Io, ecco, come diceva prima Atos, già mi ritengo fortunato di aver preso un sorteggio che non ci fa fare trasferte in Sardegna, che purtroppo, ecco, trasferte in Sardegna sono impegnative oltre a livello umano per i giocatori, ma anche a livello economico. Ecco, io, scusate il rubo 2 minuti per ringraziare comunque, ecco, la Royal Bus che ci sta vicino e ci permette di affrontare queste finali, perché comunque, ecco, sono soldi, sono le cifre sono notevoli, perché ripeto, quando parte la nostra squadra parte una squadra di 30 persone, no? Per cui ecco, è impegnativo. Va bene, ripeto, il Macerata ci va bene, loro hanno vinto il girone delle Marche, è una squadra giovane, stiamo visionando dei filmati perché ormai non si lascia niente al caso, e affronteremo domenica questa partita, ripeto, analizzando in settimana e con il nostro video analyst le partite fatte dal Macerata e con tanta grinta. Ecco, io ho visto i ragazzi motivati, questa è la mia tranquillità, vedere i ragazzi motivati e raggiungere questo obiettivo. Ecco Atos, vi sentite forti visto quello che avete fatto in tutta la stagione? Più che forti, più il campionato andava avanti, più ci siamo sentiti uniti, quindi anche con gli allenamenti, specialmente quando il dirigente tecnico organizzava un allenamento esterno, per esempio come venerdì scorso a Roma, a Villa Panfili, a cui non ho potuto partecipare per impegni personali che si sono prolungati un pochino di più. E il gruppo sì, si fa vedere, cominciamo un attimo a assaggiare quell'attitudine che ti dicevo che mancava durante il campionato. Ecco, delle 8 squadre, diciamo, del vostro girone, se così lo possiamo definire, qual è secondo te quella che può darvi più filo da torcere e quella invece che vorresti incontrare magari? Ma non lo so, ovviamente se alla fine, alla fine siamo tutte le prime che hanno, cioè sono tutte squadre che hanno fatto un percorso più o meno come il nostro. Quindi soprattutto penso che quasi tutte sono squadre giovani, con giocatori più o meno dell'età mia o più piccoli, quindi chi c'è per me. Ben venga. Senti Atos, diciamo poco fa, nel senso è stato un campionato relativamente facile per il CRC fino a questo momento, come si arriva ad un appuntamento adesso importante come quello della fase nazionale dopo aver disputato un campionato diciamo sopra le righe, sicuramente con una differenza tecnica elevatissima rispetto a alle squadre che vi hanno seguito? Adesso si arriva ad una fase importante, come ci si prepara? Beh, sicuramente, come diciamo a telecamere spente col presidente, l'allenamento verrà intensificato sia con la presenza degli esterni a Cievecchia, quindi dei romani, che oltre a venire due volte a settimana verranno anche la terza. Quindi riusciremo sempre a provare la squadra 3 volte a settimana più i vari programmi di allenamento che ci daranno, e il resto poi sta a noi, perché magari la chiave sarebbe proprio a livello mentale, forse, da affrontare in determinato modo la partita, cominciare, cioè, da qua a un mese, vita sana, orari regolari, impegno, forse la cosa più difficile sì, per tanti sì, per magari anche a livello mentale rilassarsi un attimino deleterio per questo periodo. Ovviamente la mia era una battuta. Quali credi che possano essere i punti di forza del CRC sui quali insistere in questa fase nazionale? Ma soprattutto sempre l'inserimento di nuove giocate, nuovi schemi, provare cose nuove ti stimola, quindi abbiamo un organico che ci stimola abbastanza. Presidente, questo è un discorso, scusa Dario, prego, poi ti cederò la parola, è un discorso che avevamo fatto più volte anche nel corso della trasmissione Sport Time, delle scorse puntate di Sport Time. Abbiamo un CRC che da qualche anno, insomma, fa la grande un campionato come quello di quest'anno, poi magari nella categoria superiore si trova in difficoltà. Che cosa manca proprio a questa squadra, a questa società, a questo club per fare definitivamente quel salto di qualità che possa farlo affermare anche in una categoria superiore? Ma guarda, questa è una domanda secondo me giustissima, perché non puoi, cioè devi dimostrarlo sul campo di far valere la tua categoria. E io ti dico che noi abbiamo avuto spesso un problema mentale di approccio alle partite, un po' di sfortuna sicuramente, che comunque, ecco, negli anni abbiamo superato. Io dico, adesso vedo una squadra molto più matura. C'è anche un discorso che noi abbiamo giocato campionati di Serie B con giocatori del 94 e del 95 che
se io ricordo bene, solamente una squadra, la Primavera Roma, che aveva questi giocatori. Per cui anche un po' di inesperienza. Un po' di inesperienza e il tempo di arrivare, nel senso, ecco, noi abbiamo dietro un ottimo settore giovanile, abbiamo dei ragazzi dell'Accademia. E per questo dico, il regalo più grande che questa società può fare al rugby cittadino è far trovare a questi ragazzi, perché noi purtroppo abbiamo avuto un buco generazionale che adesso stiamo colmando, riuscire a far trovare ai ragazzi che vengono dietro, ai 97, ai 96 e anche ai 98, una squadra di livello superiore. Noi comunque in campo, ripeto, abbiamo i 95 che giocano, fanno le finali per la Serie B. E non, io li guardo. Forse a livello regionale sono poche le squadre. Io tutte le partite mi vado, per curiosità, un mio pallino, a guardare le liste delle altre squadre. E le date di nascita? Sai, sì, abbiamo pure dei vecchietti, però abbiamo pure tanti giovani, e questo, certo, ecco, ci fa guardare in modo positivo ai prossimi anni. Può essere anche un motivo d'orgoglio, insomma. Sicuramente, questo sicuramente, però ecco, la strada è questa qui, insomma, certo, di far giocare i giovani, farli maturare. Poi è normale, lo devi dimostrare di mantenere la Serie B. Però io penso che, ecco, che se ci arriviamo, sicuramente ci arriviamo in un modo differente. Intanto ci arriviamo direttamente, e questa è la soddisfazione più grossa, perché sì, il ripescaggio non te l'hanno regalato. Non è mai la stessa soddisfazione. Però arrivare direttamente, e poi arriviamo che abbiamo una maturità dei giocatori che sono in campo e di quelli che stanno dietro, e di tutta la società, anche mia, perché è normale, la Serie B è stato un salto nel buio, che sicuramente ci fanno guardare al futuro in modo positivo. Potrebbe essere anche una, diciamo così, un esempio da seguire quello di Civitavecchia, perché se posso permettermi, insomma, nel mondo dello sport anche cittadino ci sono tante società in difficoltà, e magari proprio la chiave potrebbe essere quella di puntare sul settore giovanile. Purtroppo oggi è inevitabile, no? Ecco, noi diceva, ci sono dei ragazzi di Roma, sono 3-4 ragazzi che vengono con dei rimborsi irrisori, perché non è che prendono soldi, giusto la benzina gli viene pagata, perché purtroppo già il momento di crisi è totale. Certo. Pensare di fare campionati con giocatori esterni, pagarli è impossibile. Anche perché si rischia poi di affossare una società. Assolutamente, poi ecco, ripeto, poi dipende, purtroppo nel rugby ancora non c'è un apporto di sponsor elevatissimo, certo, tant'è vero che noi non abbiamo sponsor istituzionali, noi sulla nostra maglia non abbiamo assolutamente niente, dobbiamo, ecco, ringraziare degli amici e basta, perché noi non abbiamo sponsor istituzionali. Noi, io su questo sono un po' polemico, perché secondo me ci sono società, non solo la nostra, pallavolo, altre cose, che fanno lo sport per tutti. Lo sport per tutti, io lo intendo, quelle società che permettono ai bambini di fare attività sportiva con delle cifre irrisorie. Cioè, io non vado a dire le cifre di quello, cioè, che paga, non so, a fare i conti in, esatto, tasca nessuno. Però ecco, da noi un ragazzo può praticare, intanto andiamo incontro a un discorso sociale, perché parecchie problematiche che oggi sono all'ordine del giorno le sorpassiamo, le bypassiamo facendo non pagare i genitori. Però ecco, noi facciamo fare sport per tutti, io questo ci tengo, lo ribadisco, sport per tutti. Da noi vengono. Non è importante la prestazione sportiva, ma bensì è la prestazione educativa, comportamentale verso i bambini, certo, perché poi avranno modo di dimostrare sull'attività agonistica la loro preparazione tecnica, però noi fino ai 14 anni dobbiamo educare i bambini, questa è la nostra mission. Per cui è questo il discorso, forse da parte di ecco, adesso siamo sotto elezioni, per cui noi però a contare degli altri non abbiamo né chiesto né mai ottenuto niente. Però ecco, ci vuole che un pochino, ecco, io spero che la prossima amministrazione venga incontro alle attività, alle società sportive che cercano di portare avanti lo sport in modo ancora dilettantistico, fra virgolette. È un po' la croce di quelli che sono così chiamati a torto, a mio avviso, gli sport minori. Insomma, ne abbiamo spesso parlato anche per quanto riguarda non solo il rugby, certo, ma anche l'arte. C'è il canottaggio, ci sono dei sport bellissimi che secondo me, poi c'è anche, secondo me sarà il clima, sarà lo yo-yo, però nascono campioni in continuazione. Purtroppo, ecco, delle volte si va a considerare questi sport di nicchia, che sappiamo benissimo quali sono, a discapito di questi altri sport, ecco, ripeto, pallavolo, canottaggio,
poi sicuramente me ne scordo qualcuno, però ecco, sono tantissimi. Bisogna essere un pochino più equi, ecco. Una ripartizione in modo più equo non sarebbe male, e penso che fa piacere a tutti quanti, insomma. Dario. Sì, Presidente, in caso non dovesse andare bene, noi facciamo gli scongiuri del caso, sia in semifinale che in finale, c'è l'ipotesi di un ripescaggio come è successo 2 anni fa? Ma guarda, c'è l'ipotesi, però intanto noi già abbiamo vinto il campionato e stiamo in C1, perché quest'anno c'era, sì, è anche stata la svolta dei campionati, perché il prossimo anno ci sarà C1 e C2. Ma io ti dico che questa cosa non ci abbiamo pensato, l'analizzeremo semmai in un secondo tempo, però ecco, già un campionato di C1 adesso diventa un campionato C1 Centro Italia, non è una più regionale, difficile. Per cui ecco, già ormai un livello, c'è stata già una bella selezione, insomma. Per cui il fatto dei ripescaggi, io non simpatizzo tanto il ripescaggio, perché mi piace combattere sul campo e ottenerle, anche se, ripeto, specialmente anche negli anni passati, noi eravamo arrivati alla finale, poi un altro discorso, che non è che ti ripescono solamente perché sei arrivato in finale, certo, deve essere, ti ripescono certo, perché hai attività giovanile, ti ripescono perché hai un impianto che è il migliore del Lazio, ti ripescono perché c'hai i ragazzi in accademia che vanno lì da tutta la settimana e tornano in società, per cui insomma, però ecco, ancora non abbiamo preso in considerazione questo discorso. Athos, per voi quanto è stato importante in questa stagione il vostro allenatore Mauro Tronca? Mauro Tronca, come ho sempre detto, per me è sempre stato una persona soprattutto di grande umanità, perché diciamo che riesce a capire la problematica di quel momento nel gruppo oppure nella persona specifica, sia nel fattore come giocatore applicato, cioè in campo, sia come persona umana fuori dal campo. Quindi per me, come ho sempre detto, è la prima volta che mi ha allenato, l'ho sempre visto da esterno e creava sempre belle under, se non sbaglio ha fatto la 16, la 14, ho sempre visto i ragazzi divertirsi, quindi è un grande allenatore. Tu come ti senti? Ti vedremo al top per le finali? Io sì, spero di stare al top sicuramente, tranne qualche acciacco intensificheremo un po' l'attività. E invece per quanto riguarda l'atmosfera all'interno dello spogliatoio, tu sei, oltre che sì, il capitano, diciamo anche l'allenatore in campo, un trascinatore, come si vive questa marcia di avvicinamento verso... Beh, è stata molta preoccupazione nel momento del sorteggio. Vi siete stretti tutti insieme, sì, a sperare? Diciamo tramite i cellulari su WhatsApp, impazziva diciamo, per sapere con chi c'era... Con chi eravamo stati sorteggiati. Se non sbaglio, guarda, noi che ti seguiamo anche sui social network, su Facebook, tramite l'account della nostra redazione, tra l'altro ti seguiamo spesso perché ci fa anche spesso molto, molto ridere. Se non sbaglio, prima del sorteggio c'era stato anche qualche stato che avevi postato dove specificavi che c'era qualche distanza un po' proibitiva. Sì, diciamo i 9.000 chilometri, sempre pericolosi. Infatti mi riferivo soprattutto a quello, non ricordo male. E i compagni come hanno preso questa... Beh, logicamente giocare a tre ore, 4 ore da casa, la prendi un attimino, non sotto gamba, ma più tranquillo. Certo. Non c'è l'aspetto psicologico, sì, non c'è un po' per il fatto di giocare la prima in casa, che cosa comporta? Come la vedete? Ma io sinceramente questa cosa sono contento di giocare la prima in casa, anzi intanto colgo l'occasione per invitare non solo l'ambiente rugbyista, ma bensì invitare tutti gli sportivi di Cecchia, perché comunque è sempre una festa, certo. È sempre una festa, lo è stato l'altra domenica quando abbiamo fatto una premiazione per dei giocatori che ci stavano l'attività, però ecco, noi ci serve il 16° uomo in campo, e il 16° uomo è il pubblico. Il fatto di giocare in casa nella prima, io su questa semifinale sono contento. Athos, secondo te? Io quando gioco in casa gioco con le spalle al muro, quindi sto molto più tranquillo, e poi diciamo che abbiamo un gran pubblico, perché per me è un gran pubblico, perché vengono i genitori delle under, i ragazzi delle under, a partire da 18 fino ai più piccoli, quelli che vogliono, è una cosa che mi ha tolto molta soddisfazione, soprattutto più quando perdevo, quelle volte che succedeva che ti senti rincuorato proprio dalla tribuna. Certo.
Sentite, siamo quasi ai saluti, abbiamo quasi terminato il nostro tempo insieme. Noi avevamo preparato, diciamo così, una sorta di gioco, se volevamo, prima di lasciarci, solo che il presidente Anastasi ci ha detto che praticamente la formula è totalmente diversa da come l'avevamo anticipato, però visto che ormai l'avevamo preparato, facciamo. Vediamo se il nostro Dario Curcio, perché è tutta colpa sua, ha fatto tutto lui, vediamo se ci ha preso coi possibili pronostici. Com'era il quadro precedentemente, insomma la spiegazione del presidente Anastasi vedeva Civitavecchia e Macerata contro, e il nostro buon Dario ovviamente, anche io sono stato d'accordo, avevamo fatto avanzare il CRC, e tra Lions Amarante e Florenzia Rugby avevamo fatto passare Florenzia Rugby. Perfetto. Siete d'accordo? Sì. Un punto per Dario Curcio. Ovviamente tra CRC e Florenzia Rugby non c'era storia. CRC. Assolutamente. Passando dall'altra parte... Abbiamo fatto arrivare alla fase finale un derby, Catania contro Catania. No, però è quest'altro. È quest'altro, quindi non abbiamo... Abbiamo sbagliato, quindi non c'è niente. Comunque guarda, te lo dico io un pronostico lo faccio. Addirittura. Siena... No, è rara questa cosa. Eh? Sì. Siena, Paganica, Civitavecchia e Florenzia. Siena, Paganica, Civitavecchia e Florenzia. Queste quattro, vedo... E questo ce lo segniamo allora, sì. Sei d'accordo Ados? Ah, io va bene tutto. Non parli i risultati, no, sono un po' riabbottonato. E dunque questo ricordiamoci, ce lo segniamo. Intanto però ringraziamo il presidente Domenico Anastasi e il capitano Ados Novi di essere stati qui con noi in studio. Anche perché ci hanno fatto chiarezza finalmente. Ci hanno aiutato. Grazie mille a tutti e due. Grazie a voi. Buonasera, io adesso Dario, noi cambiamo argomento, tu rimani qua al mio fianco, adesso chiameremo in studio anche il nostro Giovanni Pimpinelli, perché cambiamo argomento, chiudiamo questa ampia pagina dedicata al rugby e passiamo alla pallanuoto. Analizzeremo nello specifico la partita di sabato tra NLSNC e Bologna, che è finita 12-7 per i rossoceresti, che ha di fatto consegnato il primo posto alla formazione di Marco Pagliarini. Allora, prima di cambiare argomento, se siete d'accordo, ci andiamo a vedere proprio le interviste realizzate a fine partita dal nostro Giovanni Pimpinelli a coach Pagliarini e a Muneroni. Andrea Muneroni, quest'oggi avete vinto con il Bologna, forse sei tornato ai massimi livelli, hai permesso ai tuoi compagni di andare via in velocità, di giocare meglio? Beh sì, sotto questo aspetto ti devo ringraziare, perché le tue pagelle mi hanno dato uno stimolo in più in allenamento, perché forse mi hai fatto aprire gli occhi sulla condizione fisica, che non ti sbagliavi assolutamente, anzi avevi ragione, però 1 e 9 mesi passa un po' di periodi che sono di calo, e ho lavorato giustamente bene queste 2 settimane, ho visto la differenza, sono stato bene in acqua e a dirti la verità ci facevo anche a fare un'altra partita, quindi è andata bene. Fatela tu la pagella quest'oggi, dai, poi dopo me la scrivo. Ma io no, non sono adatto veramente a dare un voto, però penso di aver contribuito positivamente al gruppo e alla vittoria, perché era la cosa più importante. Poi singolarmente uno ci scherza, perché le pagelle ci scherza su. L'importante è essere arrivati primi. Adesso ci manca la partita di Siracusa, dove non è una partita assolutamente da buttare, perché vogliamo battere un altro record. Ti aspettavo una partita del genere? Ma aspettavo una partita e non dovevamo vincere, e ho chiesto ai ragazzi il massimo impegno, di non pensare assolutamente, l'hanno fatto già altre volte, però magari in queste partite può in parte nascondersi un po' di personalismo, ma eravamo arrivati a quella col Salerno che doveva essere per noi motivo di problema e l'avevamo superata, quindi ci poteva essere un po' una sorta di appagamento e magari di cercare un po' situazioni personali, e invece sono stati per l'ennesima volta perfetti, hanno giocato, hanno pensato solo ed esclusivamente al risultato, avevo chiesto di pensare 3 punti, l'hanno fatto tutti, quindi non mi rimane che fare l'ennesimo complimento a questa squadra per l'eccezionale campionato. Permettimi anche in questa occasione di fare il complimento a chi c'è dietro. Ci eravamo visti dopo la vittoria con il Visnova a Roma, avevamo ipotizzato questo primo posto e lei ha detto che ancora era molto difficile, era impossibile. Oggi è arrivato, cosa dire al riguardo? Ribadisco, per me era difficile, a inizio campionato non sono io, ma anche gli addetti ai lavori non pensavano si potesse arrivare, che il Civitavecchia potesse arrivare primo, magari lo pensavamo l'altro anno, non ci siamo arrivati. Quindi abbiamo
un pochino, e non era un nascondersi, abbiamo detto dall'inizio, se giriamo come dobbiamo girare siamo una squadra che può arrivare ai playoff, ma arrivare ai primi non credo che neanche gli addetti ai lavori ci davano. Però adesso bisogna... Adesso siamo primi, e io dico sempre, l'ho detto anche in passato quando eravamo terzi, quando eravamo secondi, i playoff si azzera tutto, quindi spesso il playoff poi diventa un peso, un macigno per la squadra che ha vinto il campionato. Adesso dobbiamo essere bravi, siamo sicuramente stanchi, però adesso è importantissimo non mollare e preparare questi playoff al meglio. La squadra ha dimostrato di poter fare grandi cose, non era il nostro obiettivo quest'anno la 1, se arriva la 1 ci penseremo dopo. E allora queste le impressioni di Pagliarini e Muneroni al termine della sfida contro il President Bologna, una sfida fondamentale, lo dicevamo poco fa, perché ha permesso all'SNC di blindare il primo posto e dunque di confermare quella che era stata la profezia di Giovanni Pimpinelli, che ci è venuto a trovare qui in studio e che adesso affianca Dario Curcio. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Giovanni, hai conquistato questa cena, l'avevamo detto la settimana scorsa, se l'SNC avesse vinto e avesse blindato questo primo posto, coach Pagliarini ti doveva una cena. La cena, sì, hai indovinato. Peccato non hanno voluto mandare lo spezzone in cui Marco Pagliarini diceva questo, purtroppo. Però le prove ce l'abbiamo. È venuto Franza Carogna che non ha dato l'ok. Io non ci credo. Però le prove ce l'abbiamo. Giovanni, che partita è stata? Non è stata semplice, Bologna non è venuto qua né a fare le barricate né a fare una gita di piacere, ha impegnato i giocatori civili e chiesi, soprattutto nei primi due tempi in cui l'SNC non si è disimpegnata proprio bene, ma poi nella terza frazione è volata via tranquilla e la gara è stata abbastanza semplice, alla fine il CIEC è riuscito ad arrivare primo. E tra l'altro altro responso che è arrivato dalle partite del Girone Nord di sabato affronterà il Lavagna, ormai è deciso, perché la squadra levantina ha conquistato il quarto posto nel Girone Nord andando a vincere nel derbissimo della zona contro il Chiavari ed ha ottenuto il quarto posto. Sbaglio, Lavagna era anche un altro tuo pronostico? Sì, quindi hai azzeccato. Devo dire da molti giornalisti della stampa locale hanno detto che Cieca avrebbe incontrato il Soli, invece è stato completamente... L'unico che azzecca i pronostici ce l'abbiamo noi e Giovanni Pimpinelli. Non la voglio tirare però. La realtà è questa. Che partita ti aspetti, Giovanni, adesso? Beh, il CIEC ovviamente è favorito. Il Lavagna comunque è una buona squadra, anche perché è riuscito a ottenere questo risultato senza due dei suoi migliori giocatori, è lo straniero Filip Vuleta, che è appena rientrato da un infortunio, è stato fuori per due mesi, si è dovuto anche operare, e invece non riuscirà a giocare Cotella, che è uno dei talenti di questa squadra. Non è riuscito a recuperare dall'intervento alla spalla, per cui non sarà protagonista di queste partite e potrà rientrare solamente nella prossima stagione. Tra i giocatori più forti di questo Lavagna c'è il portiere Graffigna, che si era fatto valere anche nel Bogliasco, poi ci sono altri giocatori, c'è anche Felugo, che però non è quel Felugo lì, ma è il cugino di Maurizio Felugo, si chiama Giovanni. Quindi insomma Giovanni, io so che a te piace un po' sbilanciarti nonostante la scaramanzia che regna al palè nel Marco Galli, Civitavecchia parte un po' in vantaggio. Assolutamente sì. Dunque, questo per quanto riguarda l'NSNC, abbiamo sentito le parole di Pagliarini, quelle di Muneroni, abbiamo sentito le impressioni di Giovanni Pimpinelli. Giovanni, però dall'altra parte, diciamo, se c'è una Civitavecchia che ride c'è anche una Civitavecchia che purtroppo non riesce a sorridere, sto parlando di Marco Dellungo, perché non è riuscito insomma ad essere tra i protagonisti, ma non è riuscito ad avere la meglio nella finale scudetto. Sì, nelle prime due partite stanno uno dei protagonisti ha giocato alla grande, ha fatto molte parate, però in gara 3 non è stato aiutato dalla squadra che spesso ha lasciato andare via i giocatori della Prorecco, che hanno avuto vita facile, il 2-17 che è uscito fuori dalla vasca di Soli è stato anche troppo benevolo verso il Brescia. Insomma, ci auguravamo il meglio per il Brescia di Marco Dellungo, però purtroppo insomma contro una squadra così forte non si poteva granché, Giovanni. Poteva fare poco, già. Secondo me è stato un ottimo risultato il fatto che il Brescia abbia vinto la partita della piscina Monpiano in gara 2, portando la squadra allenata da Pino Corso a doversi giocare lo scudetto in gara 3. E insomma, possiamo dire che comunque è stato un buonissimo risultato. Ottimo risultato, adesso Marco Dellungo, a meno di incredibili situazioni, dovrebbe essere convocato per il collegiale della nazionale del Settebello di Sandro Campagna.
in vista degli europei di fine luglio a Budapest. E allora, come al solito, insomma, rivolgiamo i migliori auguri e l'in bocca al lupo a Marco Dellungo per il suo proseguimento di stagione, potremmo dire, per il suo proseguimento in nazionale. Invece, Giovanni, io ti tengo ancora sulla palla a nuoto, chiedo scusa a Dario di portargli via un po' questo tempo. Ma Dario ha visto la partita sabato, però. Lo so, ha ricambiato il favore. Lo so. Non è, insomma, una presenza piacevole, immagino, al fianco delle Urci, cioè, però. Dicevamo, Giovanni, continuiamo a parlare di pallanuoto perché non c'è stata solo l'SNC nel fine settimana, ma anche la Serie B e la promozione. Partiamo proprio da chi può partire? Lo chiedo a te, dalla Cosa. Partiamo dalle buone notizie, dalla Cosa che ha ottenuto questo passaggio agognato alla fase successiva. Giocherà i playoff di Serie B, ha vinto facilmente contro il Cagliari e contro il Marche nel fine settimana, le due partite che hanno visto contrapposto la squadra di Fabio Cattaneo. Poco da dire su quello che è il campionato di Serie B, abbastanza basso il livello di questa categoria. E adesso la Cosa, per pochi forse lo sanno, andrà a giocare il 23-24 giugno il concentramento dei playoff. Si giocherà tutto in due giorni nella piscina di Frosinone. Parteciperà la Cosa, i Castelli Romani, che è la squadra che ha battagliato con la formazione giallo-blu in questo campionato fino ad ora. E poi ci sarà la Mediterranea, squadra di Taranto. E poi è la squadra, è il Trapani, la squadra di Trapani, per cui secondo me non ci dovrebbero essere particolari difficoltà per la Cosa, non dovrebbe essere molto complicato il passaggio, il ritorno in Serie B dopo un anno di inferno in questa categoria. Dopo, dunque, questo per quanto riguarda la Coser, Tirrena, Giovanni, te lo chiedo così un po'. Questo invece è il neo, la parentesi negativa di questo. Di questo campionato, perché la Tirrena sta a meno di incredibili situazioni, a meno di una vittoria sabato prossimo nella piscina Scandoni contro la Basilicata, e una contemporanea non vittoria dei pallanuotisti Roma contro l'Aquavian, dovrebbe partecipare ai playout. Sabato scorso ho visto due tempi e mezzo della partita contro, che c'è stata qui a Palai nel Marco Galli, sempre contro l'Aquavian. E l'impressione non è stata buonissima, perché ci sono state alcune conclusioni sbagliate, un gol sbagliato a porta vuota, un gol sbagliato con l'uomo in più e senza il portiere della squadra avversaria, un paio di controfughe avversarie che potevano essere evitate. Purtroppo i segnali buoni non sono arrivati dalla gara di sabato scorso e dalla stagione tutta, però speriamo che proprio adesso che si è arrivati al punto peggiore e al punto di non ritorno possa venire fuori la voglia, la determinazione dei giocatori bianco-blu. E allora speriamo ovviamente anche noi, per concludere questo quadro della pallanuoto insieme a Giovanni Pimpinelli, la Centuncella. Questa forse è la sorpresa del campionato. È una partita abbastanza male, il giovedì andata era ultima, penultima in classifica, poi ha recuperato una dopo l'altra, ha spazzato via le squadre avversarie, 4 vittorie consecutive, però non dovrebbero fruttare il passaggio ai playoff, perché tra l'Agrosport e lo 0-9 dovrebbero superare nelle prossime giornate, ci sono delle partite da recuperare nel campionato di promozione e dovrebbero superare la squadra biancorossa, comunque ancora un match ball nella partita che giocherà nella piscina di Acilia contro la Roma Waterpolo, che è prima in classifica. Ci vorrebbe una sorpresa, chissà, magari che non possa arrivare. In caso di vittoria potrebbe essere più facile raggiungere l'obiettivo stagionale. E staremo a vedere allora se ci sarà questa, speriamo, questa sorpresa per quanto riguarda la Centuncella. Prima di andarci a vedere però le pagelle che ha stilato il nostro Giovanni Pimpinelli per quanto riguarda la partita tra Enel SNC e Presidente Bologna, sentiamo l'impressione di Dario Cuccio. So che tra voi c'è sempre un po' di battaglia sui migliori, sui peggiori, sulle prestazioni dei singoli giocatori. Dario, che partita hai visto, come ti è sembrato? Sì, no, stavolta sono d'accordo con Giovanni. E questa è una notizia. Questa è una notizia, è stata un SNC non perfetta nei primi due tempi, mentre poi nel terzo e nel quarto tempo ha dimostrato di meritare il primo posto. SNC che aveva come avversaria un Bologna che davvero mi ha impressionato nei primi due tempi, perché non pensavo che potesse mettere questo impegno e potesse mettere così in difficoltà l'SNC. Invece è stata brava la formazione ospite,
però come detto è stato poi meritato il successo dell'SNC che meritatamente vince il girone, adesso si giocherà i playoff, avrà il vantaggio di giocare in casa l'eventuale Bella, quindi questo è un bel vantaggio. Per quanto riguarda le pagelle, ecco, che poi stavo arrivando qui, andremo a vedere, sono abbastanza d'accordo, avrei messo... Ah, perché mezzo... tu già hai già visto? Già l'ho visto. Allora, posso chied... volevo chiederti se... Avrei messo te... un mezzo punto in più a un giocatore. Che non diciamo chi è. Dici chi è. Il migliore. Il migliore, Rinaldi. Cioè? Fabrizio Rinaldi. Già le 10:30? Cosa ne pensi? Non anticipare nulla, Giovanni, perché ce l'andiamo a vedere adesso, le pagelle realizzate da Giovanni Pimpinelli della partita tra Enel SNC e Presidente Bologna. Giordano Visciola 6:30. Nella seconda parte di gara cala di concentrazione, ma riemerge con il rigore parato a Mattesini. Daniele Simeoni 6:30. Fa la sua solita partita, spegnendo sul nascere le iniziative petroniane. Manfredi Iula 6. Troppe volte si fa trovare con le mani nella marmellata, gli manca un po' di mestiere. Marco Chiarelli 6:30. Fa molto lavoro sporco, cosa a lui molto congeniale, ma gol a parte si mette poco in evidenza. Fabrizio Rinaldi 7. L'uomo partita SNC. I suoi ritmi cadenzati permettono ai suoi compagni di esprimersi come sanno. Il gol realizzato è una gemma. Bravo e fortunato. Pedrag Zimonic 7. In acqua è sempre quello che la sa più lunga, ma forse si sacrifica troppo per la squadra, rinunciando ad un voto più alto. Andrea Castello 7. Forse una delle sue migliori prestazioni stagionali, ma in alcune occasioni dovrebbe essere più istintivo. Ivan Zanetic 6:30. Non è in forma e si vede, ma la bordata che scaglia a fine secondo tempo andrebbe mostrata a tutti i bambini. Davide Romiti 6:30. Poteva fare decisamente di più perché le occasioni le ha avute. Dal tiramisù siamo passati al bombolone riscaldato. Loris Foschi 6:30. Non brillante come al solito il capocannoniere di squadra, ma quando il gioco si fa duro realizza i soliti gol decisivi. Emiliano Pimpinelli 6:30. Si prende la responsabilità di giocare dietro in alcune azioni, deve limare alcuni difetti. Andrea Muneroni 7. È tornato il Muneroni che conoscevamo, rapido, altruista e qualche volta non servito dai suoi. Alessio Pucci 6. Dà il cambio ai compagni. Marco Pagliarini 8. Sembra il primo della classe, quello che riesce a prendere 8 anche quando non ha studiato. Ora però ci saranno gli esami di maturità. Queste dunque le valutazioni di Giovanni Pimpinelli. Giovanni, prima di cambiare definitivamente argomento, ricordiamo al pubblico a casa quali saranno le date dei playoff. Allora, innanzitutto sabato prossimo Ortigia Civite Vecchia, ore 15, la piscina Caldarella di Siracusa, ormai una amichevole, perché non si gioca più niente né Cieca né l'Ortigia, seconda e terza sono, i Cieca di mantenere l'imbattibilità questo campionato, e in caso di pareggio o appunto anche una vittoria otterrebbe il record assoluto di punti in A2 nella storia del CIE. Ne parlavamo. Date dei playoff. Si comincia il 7 giugno al Palaine Marco Galli, Civecchia Lavagna. Mercoledì 11 Lavagna Civecchia gara 2, poi l'eventuale Bella 14 giugno. Poi in caso di vittoria si giocherà la finale dei playoff 21, 25, 28 giugno o contro il Quinto o contro il Visnova o contro il Trieste. Ci deve ancora essere certo, sistemata la situazione a seconda di come arriveranno le giovani notte. E dunque, come sempre, precisissimo e puntualissimo il nostro Giovanni Pimpinelli, che ci ha ricordato anche quali saranno i prossimi impegni dell'Enel SNC. Noi chiudiamo questo ampio spazio dedicato alla pallanuoto e passiamo adesso invece, Dario, alla pallavolo, perché forse ci si aspettava un po' che sarebbe stato un fine settimana piuttosto difficile per le formazioni Civitavecchiesi. C'era magari la speranza di riuscire a fare qualcosa meglio, invece sono arrivati due KO, uno per l'ASP contro la Fenice, che ha perso l'ASP per 3-0, l'altro dell'Alto Lazio contro il Rosa Olli, sempre per 3-0 nel primo turno dei playoff, l'ASP per quanto riguarda ovviamente la Serie C e l'Alto Lazio per la Serie D. Te l'aspettavi, Dario? Allora, per quanto riguarda l'ASP era abbastanza prevedibile una sconfitta, soprattutto perché l'obiettivo dell'ASP all'inizio della stagione, l'obiettivo massimo era arrivare ai playoff. Certo. Quindi i ragazzi di Cristini hanno raggiunto già l'obiettivo. È chiaro che una sconfitta per 3-0 è abbastanza pesante, però la Fenice ha dimostrato di essere superiore soprattutto per quanto riguarda l'esperienza a questo tipo di partite. Per quanto riguarda invece l'Alto Lazio, un po' di delusione secondo me c'è, perché ci aspettavamo qualcosina in più dalle ragazze di Guidozzi, che però hanno ancora la possibilità di riscattarsi nella prossima partita che si giocherà sabato. Giocheranno in casa e quindi dovranno ribaltare questo 3-0, non sarà assolutamente facile,
però hanno le possibilità di farcela. Anche l'ASP ha le stesse possibilità, però giocherà in trasferta e quindi sarà complicato. Ecco, proprio qui vorrei arrivare, perché dico, per quanto riguarda l'Alto Lazio, magari sarà l'inesperienza forse che ha giocato un po' un brutto scherzo ai ragazzi di Guidozzi, perché ricordiamo che il tecnico dell'Alto Lazio ha una squadra giovanissima a disposizione, magari insomma potrebbe essere questo. Sì, secondo me è proprio quello che dici tu, quindi giocarsi una partita così difficile fuori casa. Ci sono tutte, però secondo me tra le due mi aspettavo qualcosina in più dall'Alto Lazio. Comunque anche loro hanno fatto grandi cose in questa stagione, quindi complimenti anche a loro. Per quanto riguarda l'ASP invece, noi nel servizio che ha realizzato Simone Fantasia per quanto riguarda il Sportline 24 ha detto che si tratta quasi di una missione impossibile. Effettivamente quello che si pensa è questo, insomma, sarà molto difficile per l'ASP andare a ribaltare. Sì, appunto, andranno in trasferta, in casa già hanno perso 3-0, ribaltare il risultato e vincere 3-0 lì sarà molto molto difficile. Comunque, come detto, l'ASP sicuramente andrà lì a fare la sua partita e poi come andrà. Diciamo che a fine partita ci sarà comunque da festeggiare per l'ASP. Ha fatto un campionato sicuramente. E speriamo che il prossimo anno possano fare ancora meglio. Possono fare meglio assolutamente, sia l'ASP che anche la Privilege di Franco Accardo, che ha sfiorato l'accesso ai playoff veramente di un soffio. Per tutte e due è stata una stagione comunque vada a finire decisamente sopra le righe ed esaltante, sia per la squadra di Fabio Cristini che per quella di Franco anche Accardo. Anche perché la squadra di Fabio Cristini, lo ricordiamo, è arrivata anche in finale di Coppa. E infatti, sfumato il successo fatto, anche lì di un soffio. Ha fatto un cammino straordinario. Possiamo dire che tra le quattro formazioni Civita e Chiesa di Pallavolo è quella che forse è un po' stupito più di tutti. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo. Anche se non c'è da sottovalutare nemmeno i risultati delle altre formazioni, prima su tutte la Comal che ha raggiunto una salvezza in modo piuttosto agevole rispetto a quanto si credeva ad inizio campionato. Dario, anche per quanto riguarda la pallavolo chiudiamo l'argomento. Adesso cambiamo nuovamente e ti tiro nuovamente in causa, perché è arrivata questa bomba, potremmo definirlo, per quanto riguarda il calcio a 5. Avevamo lanciato noi, possiamo dire, l'affare Fabrizio Nunzi, l'affare AS Civitavecchia, perché insomma si diceva che Taldini sarebbe stato al 99%, lo disse anche Fabrizio Nunzi, non sbaglio. Lo disse Fabrizio Nunzi, ma soprattutto il presidente Oleda. Ecco. Si era abbastanza sbilanciato. E invece cos'è successo? Ecco, noi stiamo parlando un po' in generale, magari a casa non capiscono. In queste ore proprio è successo che Taldini ha praticamente chiuso la porta in faccia a tutti. Sì, è passato all'AS Civitavecchia, avrà probabilmente il ruolo di allenatore dell'Under 21 oppure della Juniores. Però non della prima squadra. Però. Non della prima squadra, perché c'è Di Maio che è confermatissimo. Il presidente Quagliata appunto ha messo a segno questo colpo, perché Taldini è davvero un bravo allenatore, con l'Under 21 sta facendo grandi cose, con l'Under 21 dell'Atletico Sacchetti, e proprio per questo l'Atletico Sacchetti aveva pensato a lui per il dopo Fabrizio Nunzi. Adesso sarà difficile appunto sapere quale sarà il nuovo allenatore, non solo però della prima squadra ma anche dell'Under 21 dell'Atletico, che rimane proprio senza tecnico. Già lo si sapeva, perché Taldini appunto doveva andare in prima squadra, però adesso ci sono da sistemare. Quali potrebbero essere secondo te le motivazioni che spingono un allenatore che comunque ha fatto benissimo una squadra giovanile, ha la possibilità di prendere in mano una formazione che quasi sicuramente comunque farà la Serie C anche il prossimo anno, nonostante la sconfitta nel derby infuocato di qualche settimana fa? Cosa spinge un allenatore del genere a dire no, la prima squadra non la prendo, preferisco andarmene dall'altra parte a prendermi un'altra squadra giovanile? Sinceramente non lo so, forse un impegno con la prima squadra sarebbe stato un po' troppo per lui, non lo so. Troppo presto? Sì, forse troppo presto, magari non se la sentiva, non lo so, però poteva anche rimanere nell'Under 21 dell'Atletico Sacchetti, invece è andato all'AS Civitavecchia. Sinceramente non so quali siano le motivazioni, magari cercheremo di fare un'intervista proprio cercheremo con di capire Taldini quali sono, per chiederglielo, perché è interessante sapere che cosa lo ha spinto a cambiare dall'Atletico all'AS, sentiremo lui. A questo punto non c'è magari la possibilità remotissima che Fabrizio Nunzi decida di fare un passo indietro e di rimanere, per la gioia di Giovanni Pimpiani, un altro grande ammiratore e tifoso di Fabrizio Nunzi. Te lo volevo dire io, secondo me non c'è la possibilità. Non c'è la possibilità. Però se l'Atletico si dovesse trovare in difficoltà,
secondo me potrebbe tentennare Fabrizio Nuzzi. Beh, anche perché insomma c'è un legame piuttosto stretto. Magari se glielo chiedono anche i giocatori. Vedremo, ancora non si fanno nomi di possibili successori di Fabrizio Nuzzi, quindi tutto può essere. Beh, certo, la notizia di queste ore, cercheremo appunto di capire qual è l'umore in casa Atletico Sacchetti, e cercheremo anche di capire quale sarà il futuro di Fabrizio Nuzzi. A questo punto magari manderemo in avanscoperta Giovanni Pimpinelli a chiedere a Nuzzi di tornare sulla panchina dell'Azzurra. Anche perché prima comunque bisogna vedere se verrà ripescata l'Atletico Sacchetti e poi eventualmente prendere un tecnico, perché ancora non si sa in quale delle due categorie, anche se si parla di ripescaggio quasi certo. E se lo meriterebbe tutto la formazione nerazzurra. E anche per quanto riguarda il calcio a 5 mettiamo la parola fine, la parola adesso invece che ripassa Giovanni Pimpinelli, perché come ormai di consueto in questo Sport Time Giovanni Pimpinelli ha una sua rubrica a parte, diciamo, perché era successo la settimana scorsa con l'equitazione, con l'intervista a San Rossetti, ricorderai benissimo Giovanni. Questa sera invece spazio dedicato a Giovanni Pimpinelli per un approfondimento sul canottaggio. Esatto. Per quale motivo? Siamo andati in riva al Minione con il circolo. Ti sposti sempre, fai sempre queste belle trasferte. A noi ci lasci qui in studio, tu te ne vai. Complimenti. Tanto ci pensa la TV. Sono andato da Tiziano Evangelisti e poi ho intervistato anche sua sorella Federica Evangelisti, Chiara Maddaloni, perché Tiziano è stato convocato in nazionale, infatti anche oggi è partito in direzione di Piediluco, dove c'è un altro collegiale con la nazionale e potrebbe, anche se la possibilità è remota al momento, essere convocato per gli europei che si svolgeranno a fine mese a Belgrado, su questo me lo ricordo, e poi dovrebbe comunque prendere parte ai mondiali 2000, di quest'anno, 2014, che si svolgeranno a Varese. Però l'umore di Tiziano non è proprio al massimo, perché è stato un pochino demotivato soprattutto quest'inverno, perché non ha avuto appoggi dalla federazione. È un po' sempre qualcosa problema, ha avuto, sì. Però non granché, perché questo sport per elevarsi c'è un grande dispendio economico e anche di tempo. È un problema che purtroppo abbiamo affrontato parecchie volte anche qui a Sport Time. Giovanni, adesso direi, dopo questa tua consueta presentazione molto precisa e molto dettagliata, di andarci a vedere le interviste allora a Tiziano Evangelisti, Federica Evangelisti e Chiara Maddaloni, realizzate dal nostro Giovanni Pimpinelli. Tiziano Evangelisti è appena tornato dal raduno con la nazionale. Che emozione hai vissuto? L'emozione è stata forte, perché ho gareggiato contro calibri, insomma, atleti che già hanno partecipato ai Giochi Olimpici e vari campionati del mondo, e soprattutto ho gareggiato anche contro il doppio, che è arrivato secondo alle Olimpiadi del 2012. E quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti? Il mio prossimo appuntamento è lunedì, che andrò al raduno su a Piediluco per le selezioni dell'Europa Senior. E quindi come sei arrivato ai vertici del canottaggio giovanile, però a livello nazionale, quali sono stati i tuoi successi? Allora, i miei successi più importanti sono stati nel 2012, quando ho vinto la Coppa Europa e i campionati del mondo, e vabbè, poi anche i due titoli italiani. Tu hai iniziato col nuoto, poi sei passato alla pallanuoto e poi al canottaggio, dove sei esploso. Come è scoccata la scintilla con questa disciplina? Innanzitutto è sempre uno sport che si pratica sull'acqua, che a me piace tanto. Poi piace tanto anche andare a pesca, e quando venivo a pescare vedevo questi atleti che andavano su queste barche e mi sono appassionato. Chi vuoi ringraziare per questi tuoi successi? Speriamo che diventino ancora più grandi. Beh, ringrazio soprattutto i miei allenatori che mi seguono e mi sostengono tutti i giorni, e anche i miei amici che mi supportano. Questo è uno sport povero, è una disciplina in cui è difficile emergere anche a livello economico? Sì, perché non ti pagano nessuno, e anzi, la maggior parte delle volte le trasferte le devi anche pagare di tasca tua. La federazione non vi aiuta da questo punto di vista? La federazione aiuta solamente quando, diciamo, gareggi per loro, quando fai un mondiale o qualche europeo e i raduni, ma i raduni relativamente, perché a volte pure quelli devi pagare di tasca tua. Quindi solo chi vince, chi ha i soldi può andare avanti? Questo è un po' il messaggio che sta uscendo. Ti deve piacere, perché se non ti piace non si può fare questo sport.
Federica Evangelisti e Chiara Maddaloni. Allora, ogni domanda rispondete tutte e due, così facciamo in parità, par condicio, come in campagna elettorale. Voi avete iniziato col canottaggio a livello regionale, adesso vi state imponendo anche a livello nazionale? Sì, io ho iniziato 5 anni fa, ero molto piccola, e adesso piano piano sto crescendo e punto sempre obiettivi molto più alti. Io 8 anni fa e insomma la stessa cosa e niente, speriamo in qualcosa sempre più interessante, insomma. Forse la maggiore soddisfazione della vostra breve carriera fino ad ora è stata Varese l'anno scorso? Diciamo, Varese è stato un inizio, adesso domenica scorsa abbiamo vinto il meeting sia sul 2 senza che sul 4 senza. Sì, Varese è stato un punto di partenza, un buon inizio, e era da poco che remavamo insieme, poi ci siamo messi sotto, domenica scorsa abbiamo vinto il meeting, anche con 2 ragazze di San Mignato abbiamo provato un misto e ben riuscito, insomma. Quali saranno i vostri prossimi appuntamenti? Il 25 maggio c'è un campionato regionale a Sabaudia e poi il campionato italiano junior e il campionato italiano ragazzi. Come affronterete questi appuntamenti? Beh, li affronteremo sempre con molta determinazione, anche perché ci saranno a guardarci i tecnici della nazionale e sarà molto dura, molto impegnativa. Come avete cominciato con questo sport e come ha detto Tiziano prima, chi ve lo fa fare? E io, grazie a mio padre che lo faceva, insomma mi ha condizionato un po' e me lo fa fare. Ti ha raccomandato un po'? No, scherzo ovviamente. No, me lo fa fare le soddisfazioni che poi arrivano e comunque il distinguersi sempre dalle altre persone che fanno niente. Io ho iniziato grazie a Tiziano, che ero venuta a guardarlo e l'allenatore ha detto prendi in doppio, esci appunto con Chiara, quindi la prima volta che sono uscita in barca sono uscita con lei e me lo fa fare anche tanta passione. Se vi proponessero di cambiare modo di regare oppure di passare un altro tipo di gara, voi cosa fareste pur di arrivare a livelli ancora più eccelsi? Io mi allenerei tanto. Mi allenerei anch'io. Cosa vi dicono i vostri compagni di scuola, i vostri amici, i vostri fidanzati? I miei compagni di classe mi dicono che ho tanta passione, che loro tante cose non farebbero, per esempio allenarsi 2 volte al giorno non lo farebbero. Esatto, non accetterebbero il sacrificio, insomma, non sarebbero disposti. E questo dunque il nuovo report di Giovanni Pimpinelli per quanto riguarda questa settimana il canottaggio. Dispiace un po' che siamo arrivati alla fine di questa stagione di Sport Time per non assistere a nuovi interventi del nostro Giovanni, Dario, di questi sport minori che con Giovanni diventano sport da prima pagina. Fortunatamente ce ne fossero di appassionati come il nostro caro Giovanni. Ragazzi, siamo giunti quasi al termine di questa puntata e di questa stagione di Sport Time. Dispiace che non c'è il nostro caro Antonio Bandino, perché sarebbe stato bello fare tracciare un bilancio anche con lui di questo 2013-2014, tocca a me tracciarlo insieme a voi. Allora vi chiedo, quali sono state le formazioni di tutti i vari sport cittadini che più vi hanno sorpreso quest'anno e quali magari quelle dalle quali vi aspettavate qualcosa in più? Dario. Allora, io metto al primo posto il Civitavecchia Calcio. Tra i top. Anche se ovviamente l'NLSNC merita anche lei il primo posto, però a me ha sorpreso soprattutto il Civitavecchia, perché è una squadra che seguo, e soprattutto Massimo Castagnari, che ha fatto un lavoro assolutamente eccezionale. E tra i bocciati? Tra i bocciati, purtroppo per te, io metterei il basket. Ci sta purtroppo la cestista. No, nel senso che è uno sport che segui tu. Credo che sia stata la delusione più grande di questa stagione, e metto anche, però solo per i playout, l'Atletico Sacchetti, che secondo me poteva fare qualcosina in più. Dunque, questi promossi e bocciati dal nostro Dario Curcio. Io per i promossi di Giovanni Pimpinelli ho già qualche presentimento su chi saranno, vediamo se conferma quelli che sono, vediamo. Beh, direi tra i top? La SGIN, che è l'unica squadra CEC che è in Serie 1. Speriamo che non mi verrebbe, una parolaccia da dirti, ma non te la dico. 8 giugno sei ruffiano, mi tengo ruffiano, non ti dico la parolaccia. E poi tra gli sport che sono andati bene, tra i down, innanzitutto, ci esisti.
esatto. La stemma, la se lo merita tutto. Ma anche la Comala, secondo me, doveva fare qualcosa in più nel campionato di B2 femminile. Dici? Di pallavolo, secondo me, sì. Clamoroso. Sette Giovanni sconfitte consecutive, gli interventi dei dirigenti. Invece Fabrizio Nunzi? Fabrizio Nunzi? Però top, ha lasciato però. Questa è una delusione, secondo me. E allora questi i top e flop a sorpresa di Giovanni Pimpinelli, mi sono aspettato tutt'altra classifica, invece come al solito il nostro buon Giovanni riesce sempre a stupirci. Ragazzi, siamo giunti al termine, prima di passare ai saluti doverosi di questa ultima puntata di Sport Time, ricordiamo ai nostri telespettatori che domani alle 17 andrà in onda la telecronaca della partita di pallanuoto tra Enel SNC e President Bologna, di cui abbiamo ampiamente parlato pochi istanti fa. E dopo questo, dopo aver ricordato questo ai nostri telespettatori, a me non resta che salutarvi. Inizio da voi due, grazie Dario e grazie Giovanni. Grazie a te. Grazie per questa sera, ma grazie anche a nome di Antonio per tutta questa stagione insieme, perché si conclude questa sera la stagione di Sport Time, come abbiamo ripetuto fino a poco tempo fa. A me non resta che ringraziare innanzitutto voi che ci avete seguito per tutta questa stagione, anche intervenendo sui vari argomenti, sui social network e quant'altro. Vi ringraziamo della vostra presenza, vi ringraziamo di averci seguito così a lungo, ringraziamo ovviamente il pubblico che ci segue a casa, ma anche le varie società, perché insomma quest'anno abbiamo introdotto la novità delle pagelle, a meno di qualche sporadico caso che ha riguardato i nostri redattori, non ci sono state grandi lamentele. Le società, i presidenti, gli allenatori, i giocatori hanno sempre preso come questa novità come doveva essere preso, ovvero con il sorriso sulle labbra, un misto tra l'ironia e la critica costruttiva. Dunque un grazie va anche alle società che spesso sono state qui ospiti in studio da noi con i loro vari rappresentanti, e dunque a me non resta veramente che ringraziare di cuore a tutti e darvi appuntamento alla prossima stagione con un nuovo appuntamento con Sport Time, come al solito, come tutti gli anni, rinnovato da capo a piedi, con la condizione, speriamo, che per la prossima primavera, il prossimo autunno, torni con noi Antonio Bandino, perché insomma ormai sono due settimane che non abbiamo traccia di lui. Noi nel dubbio lo salutiamo anche lui, salutiamo anche Antonio, ovviamente lo ringraziamo della sua disponibilità e della conduzione di Sport Time. Grazie ancora a tutti e un buon proseguimento con i programmi di TRC.